Ciao ragazzi, sono vivo. Scusate per i pochi video un attimo, già è partito il filtro, il giochino. Scusate per i pochi video di questi giorni, ma è morto il mio vecchio telefono. Forse per fortuna, visto che editare con quello stava diventando impossibile. Telefono nuovo, non mi sembra male. Sì, scusate, sono in ritardo abissale con The Last of Piolisti, spero di realizzarlo nei prossimi giorni, perché sennò finisce la stagione ancora. Ancora io parlo di Milan-Roma dell'andata, tra l'altro. Va bene, allora, fatto questo, dai, cominciamo questo giochino. Ecco, cominciando... Allora, intanto premetto che questa classifica è personale, quindi sono i momenti che, non tanto peggiori in senso assoluto, ma quelli che mi hanno creato più malessere, ok? Gigio, allora, col senno di poi arriva Mike Maignan, diciamo lo scudetto, però ai tempi mi fece soffrire questa cosa, mi fece soffrire. Ti metto al quinto posto, a metà, così ho un metro di paragone, ecco, questa mi ha fatto soffrire decisamente di più. La manita nel derby, porca miseria, il quinto derby tra l'altro perso di seguito, ecco, usciti in semifinale proprio, ok. Chi c'è Marotta in questo filtro? E questa la metto al terzo posto, ragazzi, anche per come siamo approcciati a quel doppio. Questo 6-1 me lo ricordo bene, alle superiori le perculate dei miei amici juventini, ti metto al sesto posto, forse anche un po' più su di Gigio potrà starci. Trasferimento di Ciala, col senno di poi, certo, vedendo quello che è diventato poi Cialanoglu oggi è facile, ma ai tempi invece molto più male che sì, per capirci. Ti metto, dai, ti metto un nono posto, Ciala, ti metto anche per non darti, diciamo, questa soddisfazione. Gol di Brignoli, gol di Brignoli, beffardo, qui c'era Gattuso, mi sa, questo è un qualcosa che si tocca con mano. Però dai, ti metto al decimo posto, sì, una beffa, diciamo, il portiere che al 99esimo ci segna. Ecco, il gol di Muntari invece, ragazzi, tu vai su, perché anche un po' per importanza, secondo posto, tanto il primo sappiamo qual è, però il gol di Muntari ha dato via a una serie di eventi che poi ci ha portato a quel decennio orribile. Maldini, l'addio di Maldini che mi ha fatto molto più male, il Maldini dirigente, il suo addio, il suo licenziamento, che non l'addio da calciatore, aveva già 40 anni, una grande carriera. Ti metto all'ottavo posto perché comunque fa dispiacere. Primo posto, che ne dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare, c'è qualcosa peggio di questo? No, primo, meritatissimo. E l'addio di Ibra al settimo, ma fa invertire forse Maldini Ibra, però va bene, questa è la mia classifica, quindi ragazzi, The Last of Piolisti, adesso che ho un telefono degno di questo nome mi ci metto subito al lavoro. Ciao!